oggi all'ISIS Mattei di Latisana la presentazione di un importante progetto che dimostra come le professionalità che si acquisiscono a scuola possono essere applicate per la conoscenza del territorio. Ma soprattutto dimostra, diciamo, l'attivismo anche dal punto di vista, in questo caso, della sostenibilità, ma direi anche dell'innovazione degli istituti di Friuli-Venezia Giulia e dei ragazzi delle nostre scuole. Sono contento ovviamente che la Regione ha voluto puntare su questo progetto, che è un progetto a cui hanno partecipato diversi paesi e in cui il Friuli-Venezia Giulia è la regione che ha avuto maggiori partecipanti in termini di scuole. E sono contento oggi di essere qua a vedere la presentazione del progetto che ha vinto oltretutto il premio regionale, che abbina la sostenibilità ma appunto anche con la capacità di essere innovativi e di pensare al futuro. Scuole che sono state al centro dell'attenzione anche ieri, visto il dietro front fatto, la chiarezza arrivata in serata sulla questione della DAD nel caso di positività in classe. Sì, dopo devo dire che c'è stato un dibattito pubblico, ma il governo fortunatamente non ha messo in campo alcuna azione concreta per andare a stringere ancora di più le maglie. Io penso che in questo momento dobbiamo fare massima attenzione, dobbiamo convincere le persone a partecipare alla campagna vaccinale. Dobbiamo usare le dovute attenzioni, ma non dobbiamo sacrificare ancora una volta i nostri ragazzi. E parlo da Presidente di Regione che lo scorso anno si è preso la responsabilità di mandare in DAD molti studenti. Oggi, con un'arma che abbiamo a disposizione che si chiamano vaccini, penso che possiamo affrontare il momento, almeno allo stato attuale, in modo diverso e non far pagare ancora ai ragazzi il prezzo di chiusura o di didattica a distanza.